Benvenuti all'edizione del Golfo del Lazio, TG interamente dedicata alla visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi all'isola di Ventotene. Una giornata storica, memorabile, davvero tante le novità, ma partiamo subito con questo servizio in cui descriviamo un po' questo appuntamento che segnala sicuramente un passo epocale per l'isola di Ventotene. A oltre 70 anni dal manifesto europeista di Spinelli, Rossi e Eichmann, il governo italiano sceglie l'isola di Ventotene per mandare un messaggio all'Europa. Oggi il presidente del Consiglio Matteo Renzi si è recato a Ventotene, accompagnato dal ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, a fare gli onori di casa il sindaco di Ventotene Giuseppe Assenso. Nella sua prima visita ufficiale nella provincia di Latina, dopo una conferenza stampa, Renzi si è spostato a bordo di un mezzo della Guardia Costiera in visita al carcere borbonico di Santo Stefano, la piccola isola a 2 chilometri di distanza e disabitata. Qui fu imprigionato nel 1930 per un anno Sandro Pertini, che poi sarebbe diventato uno fra i più amati presidenti della Repubblica Italiana. A Ventotene durante il fascismo finirono confinati Umberto Terracini, Giorgio Amendola, Lelio Basso, Mauro Scoccimarro, Giuseppe Romita, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. E a 70 anni dal manifesto di Ventotene è venuto il momento di scrivere un nuovo manifesto per l'Europa che riguarda tutto il Mediterraneo, che comprenda quei paesi da dove la gente scappa per rifugiarsi da noi. Con questa visita ufficiale il primo ministro da Ventotene propone un nuovo manifesto che non può più riguardare solo la pace in Europa, ma in tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Una sfida ambiziosa che parte proprio dall'isola Pontina, un tempo luogo di punizione ed oggi baluardo di un'Europa moderna e proiettata ad un futuro di pace ed uguaglianza. Il Presidente del Consiglio, accompagnato dal Ministro per i beni e le attività culturali Franceschini e dal Governatore della Regione Lazio, ha anticipato che saranno stanziati nei prossimi mesi ben 80 milioni di euro per il recupero architettonico del complesso monumentale del carcere borbonico sull'isola di Santo Stefano. Ma le novità non finiscono qui, per l'appunto il Presidente Renzi, come vedremo tra poco nei nostri contributi, ha parlato che l'Europa è stata realizzata per abbattere i muri, non per costruirli. A 70 anni dal manifesto di Ventotene si riparte da Ventotene proprio per una nuova comunità europea che guardi sempre più anche a quelli che sono i paesi del Mediterraneo. Stiamo cercando di riportare l'Europa a essere quello che deve essere. Lo faremo anche da qui, se voi sarete d'accordo. Lo faremo da Ventotene, luogo di bellezza. Non dimentichiamo mai, perché chi arriva la prima volta come me, tanta è la sorpresa, la meraviglia, lo stupore. Noi troppo spesso in Italia non siamo più abituati a stupirci della bellezza dei posti in cui stiamo, della bellezza dei posti in cui abitiamo. È normale, siamo talmente circondati dalla bellezza che ci sembra quasi naturale, che ci sembra quasi normale, vorrei dire quasi doveroso. Tutta questa bellezza